Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, sembra davvero che le nostre informazioni, i nostri sospetti stiano diventando realtà ragazzi. Oramai lo sappiamo, la cosa meravigliosa di questa season di Fortnite è che è stata praticamente spezzata in due grandissimi faldoni. La prima parte era quella relativa alla meteorite che è caduta, ha distrutto magazzino, poi si modificava, poi intanto cambiavano i crateri in base a dove erano, poi li hanno ricoperti dal secondo faldone. Ragazzi, l'attenzione si è completamente spostata sul rocket. Ragazzi, questo razzo che noi abbiamo visto praticamente il giorno in cui è uscito il nuovo pass battaglia, la nuova mappa nella season 4, e che per all'inizio avevamo un attimino ignorato, poi ovviamente con tutta la base segreta intorno ci siamo detti: ma porco Giuda, questo razzo vuoi vedere che c'ha a che fare con la chiusura della stagione 4 e l'inizio della stagione 5? Beh ragazzi, sembra veramente così. Siamo stati abituati a vedere in questi giorni questa immagine, soprattutto che è la schermata di caricamento apparsa non appena abbiamo terminato la settimana numero 7. Come vedete ragazzi, lo spaccatutto, quello che è uscito dal meteorite, è lì che smanaccia il rocket ragazzi, e già questo ci avrebbe fatto pensare che il rocket non era proprio statico, cioè magari avrebbe avuto delle influenze sulla mappa a livello appunto distruttivo. Per esempio, se poi andiamo avanti con i giorni ragazzi, la vedete anche sopra di me, il televisore della Nintendo Switch per i giocatori di Nintendo Switch ha cominciato a mostrare un countdown ragazzi. Li vediamo 3 giorni, 22 ore, 36 minuti, 55 secondi. Questo ragazzi vuol dire che il razzo si muoverà, il razzo decollerà, e non decollerà da solo ragazzi, non decollerà da solo. Adesso io non so, ma mi viene in mente una cosa, e credo che forse voi vi ricordiate, quelli che hanno visto i miei video, vi ricordate che vi avevo parlato della nuova modalità countdown, della score royale? Se voi pensate bene, nella modalità countdown a un certo punto si diceva: ci sarà da fare una scelta, o vi difenderete o attaccherete. Questo in realtà non era ancora stato interpretato, ma potrebbe essere relativo a questa immagine ragazzi. Questa è un'immagine esclusiva che mostra Omega che può lanciare il razzo. Ragazzi, il rocket si potrà lanciare, è praticamente ufficiale come cosa, è confermata. Abbiamo visto anche l'ologramma nella base segreta dei cattivi. Questo rocket ragazzi avrà delle funzioni segrete, perché noi non sappiamo dove si potrà lanciare. Mi viene in mente che guardate ragazzi, un'altra immagine relativa sempre presa dai leak ragazzi. Guardate, il rocket si potrà lanciare per davvero, non sappiamo bene se più volte o su una volta sola. Io credo che sarà inserito in una nuova modalità dove verrà lanciato. Però cioè, ma ti immagini il razzo che parte nella mappa e dove cacchio va? Perché non lo puoi pilotare, penso che sia abbastanza impossibile pilotarlo ragazzi. L'unica cosa che io ho da farvi vedere di certo è questa immagine ragazzi. Guardate, questo è il rocket in partenza ragazzi. Il rocket qui va, parte, funziona, ma non si sa ancora niente ragazzi. Questi sono dei mega leak che sono veramente usciti da pochissimo su Fortnite, e secondo me sono una grande figata ragazzi, tanta roba. Io voglio sapere i vostri commenti ragazzi qua sotto, e voglio sapere cosa ne pensate di questo rocket. Cioè, secondo voi si associerà ad una nuova modalità?
potrebbe essere la modalità countdown, oppure il rocket lo potranno utilizzare solo determinati player che utilizzano determinate skin per mantenere fede a tutte le immagini che ci hanno fatto vedere adesso. Quindi, per esempio, chi utilizza Omen, chi utilizza lo spaccatutto, beh ragazzi, questo rocket è veramente una nuovissima, grandissima fonte di cui parlarne e di cui ascoltare i vostri commenti. Fatemi sapere qua sotto, ragazzi. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Vi mando un abbraccio grande, un bacione. Noi ci vediamo in live. Ciao!